Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video un pochino diverso dal solito. Mi è venuto in mente perché in questo periodo siamo tutti coinvolti, anche se non lo vogliamo, in un'emergenza sanitaria, perché comunque in Italia si sta cercando di contenere il contagio di questo nuovo virus che purtroppo è arrivato. Ci sono delle ricadute sull'economia, ci sono delle ricadute sulla sanità, ci sono sicuramente anche delle preoccupazioni individuali in ognuno di noi. C'è chi è più preoccupato, chi è meno preoccupato, chi sta cercando magari di fare finta di niente, di non pensarci, però questa cosa è una realtà. Quindi in questo periodo si parla tantissimo in televisione di medicina. E io ho pensato un po' a tutta la storia della medicina, a quelle che sono state le grandi scoperte, quelle che hanno proprio rivoluzionato la medicina. Ho pensato di raggrupparne 5 e di parlarvene in questo video. Ovviamente non posso citare tutte le scoperte che sono state fatte in medicina perché di importanti e fondamentali ce ne sono tante, però io ho deciso di raggrupparne 5, quelle che secondo me sono, diciamo, molto importanti, soprattutto anche per una medicina di base, diciamo così. Una di queste è l'analisi al microscopio. Nel XVII secolo è stato inventato il primo microscopio che consentiva 10 ingrandimenti, poi ne è arrivato uno che ne consentiva 30, fino ad arrivare al microscopio moderno che consente di analizzare virus, batteri, sangue, microrganismi e cellule in maniera estremamente precisa, dettagliata, riesce ad ingrandire veramente tantissime volte e questa è stata una vera e propria rivoluzione per la diagnosi e conseguentemente per la terapia di tantissime malattie. La seconda scoperta che ha davvero, secondo me, rivoluzionato la medicina in tutto e per tutto è stata l'anestesia. Ci sono state tante forme di anestesia nel corso dei secoli, addirittura nel 3000 a.C. narcotizzavano la persona che doveva subire determinati interventi di medicina, però ovviamente narcotizzare non era proprio un'anestesia. Poi c'è quella più famosa di tutte che è stata usata più o meno fino ai primi del Novecento, che è il cloroformio, e poi è arrivata l'anestesia moderna con diverse tipologie, ci sono stati dei miglioramenti nel corso del tempo, però oggi l'anestesia ci consente di subire degli interventi chirurgici molto importanti, molto invasivi, senza provare nessun tipo di dolore e riducendo al minimo i rischi. Quindi secondo me questa è forse la scoperta più importante di tutta la medicina. Un'altra scoperta fondamentale che ha permesso di debellare delle malattie molto serie, molto pericolose, quindi di salvare un sacco di vite, è quella delle vaccinazioni. Nel 1796 è stato scoperto il vaccino contro il vaiolo. Poi tra il 1940 e il 1950 è stato messo a punto il vaccino contro la poliomielite. Poi nel corso degli anni sono arrivati anche tutti gli altri vaccini che conosciamo benissimo ed è questa, secondo me, una scoperta fondamentale per la medicina, perché nonostante ci siano persone che sono contrarie, i vaccini hanno debellato delle malattie pericolose e hanno salvato veramente un sacco di vite, quindi sono, secondo me, una cosa fondamentale e meno male che la nostra medicina può offrirceli. Un'altra scoperta fondamentale è quella in particolare di due classi di farmaci, il cortisone e l'antibiotico. Partiamo dall'antibiotico. Nel 1928 Fleming ha scoperto la penicillina. Aveva lasciato incustodito il suo laboratorio per qualche giorno, era tornato e si era accorto che le colture di batteri dove si era formata la muffa non si moltiplicavano e quindi da qui ha cominciato a studiare questo fenomeno. E ha scoperto appunto la penicillina che ha potuto dare avvio alla creazione di altri antibiotici, quindi importantissima anche questa come terapia per curare delle malattie, delle infezioni batteriche. Poi un'altra scoperta fondamentale è stata quella del cortisone, scoperto da Kendall nel 1944. Grazie a questa ha vinto anche il premio Nobel. Il cortisone oggi è un antinfiammatorio, un antidolorifico molto potente che permette di
fronteggiare delle malattie molto serie, come ad esempio l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla, senza provare forti dolori. Quindi sicuramente anche questa è una scelta rivoluzionaria. Inoltre è utilissimo per le allergie, da quelle meno gravi a quelle più gravi che vanno in shock anafilattico, perché anche in questo caso può essere d'aiuto e addirittura salvare la vita in caso di reazione molto pesante. Quindi un'altra scoperta rivoluzionaria. L'ultima scoperta, che è anche una delle cose più recenti, è la possibilità di effettuare degli interventi chirurgici con tecnica mini-invasiva e laparoscopica. Questo consente di fare dei grandissimi interventi chirurgici con delle tecniche poco invasive per il paziente, quindi ridurre al minimo le complicazioni e avere dei tempi di recupero molto più veloci. Io ne ho un'esperienza, diciamo, da vicino, perché una persona della mia famiglia, molto vicina a me, ha fatto un intervento cardiochirurgico con tecnica mini-invasiva. Quindi, anziché subire l'apertura del torace, la rottura dello sterno e ritrovarsi una cicatrice lunghissima sul petto, ha potuto fare un intervento al cuore a torace chiuso. Quindi, con questa tecnica mini-invasiva si ritrova soltanto un taglietto che sarà 2 o 3 centimetri e non di più, ha potuto ridurre al minimo tutti i rischi dell'intervento, le complicazioni, ha potuto ridurre al minimo i tempi di recupero e quindi assolutamente una rivoluzione vera e propria. Queste sono, secondo me, le scoperte che la medicina ha fatto nel corso del tempo e che sono fondamentali, che hanno in qualche modo cambiato anche le sorti di chi deve sottoporsi a determinate cure, determinati interventi. Fatemi sapere nei commenti se avevate mai pensato a questo aspetto, perché a volte noi lo diamo per scontato che se ci operano c'è l'anestesia, però non è sempre stato così. Diamo magari per scontato che faremo gli esami del sangue, li analizzeranno al microscopio, però una volta non era possibile. Quindi, insomma, a volte non ci si pensa, ma sono delle grandi cose. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.